7 consigli per aumentare la forza di volontà. È l'autocontrollo che ci permette di dire no alle abbuffate, alle spese, ai videogiochi, al consumo di alcol e ad altri piaceri che ci impediscono di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. È qualcosa che tutti vorremmo avere di più, la forza di volontà. La forza di volontà è la spinta a resistere alle tentazioni a breve termine per raggiungere gli obiettivi a lungo termine. Alcuni la descrivono come una battaglia tra logica ed emozioni. Forse si tratta di rifiutare il dessert per stare meglio con il vestito nuovo che avete comprato. Potrebbe essere studiare per l'esame che dovete superare piuttosto che guardare diversi episodi della vostra serie preferita su Netflix. Jenny Hartsock, medico, ospedalista presso Premier Health, ha intrapreso un percorso personale per trovare la forza di volontà necessaria per apportare cambiamenti salutari alla propria vita. Nel 2016 il suo peso aveva raggiunto il limite massimo di 275 kg e non riusciva a svolgere le attività fisiche che desiderava. Nell'arco di un anno ha fissato degli obiettivi di dieta e di esercizio fisico e ha perso 83 kg. Si è anche allenata per un viaggio a piedi nei parchi nazionali dell'Ovest. Il suo giorno più trionfale è stata un'escursione di 12 miglia da un bacino nella valle alla cima di una montagna dell'Arches National Park nello Utah. Come si fa a ottenere più forza di volontà? Sebbene la forza di volontà possa essere affaticata a breve termine, può essere rafforzata nel tempo, proprio come i muscoli quando si fa esercizio. La forza di volontà è come un muscolo. Suggerimenti per aumentare la forza di volontà. Gli esperti ritengono che la forza di volontà sia come un muscolo. In una certa misura, si può costruire con il tempo. D'altra parte, si può anche fare un uso eccessivo della forza di volontà, negandosi costantemente una cosa dopo l'altra. Questo esaurimento della forza di volontà può indebolire la capacità di resistere alle tentazioni. Sebbene la forza di volontà possa essere affaticata a breve termine, può essere rafforzata nel tempo, proprio come i muscoli quando si fa esercizio. Secondo alcuni ricercatori, la forza di volontà tende ad essere maggiore se si lavora per raggiungere i propri obiettivi. Se il sacrificio viene fatto per qualcun altro, la forza di volontà viene meno. Consigli per una migliore forza di volontà. Ecco 7 consigli per migliorare la propria forza di volontà. Non prendete troppe cose in una volta sola. Cercate di fissare obiettivi piccoli e raggiungibili e concentrate la vostra forza di volontà sulla loro realizzazione. I primi obiettivi della dottoressa Hartsock sono stati ridurre gli spuntini, diminuire le porzioni ai pasti e bere almeno 80 once d'acqua al giorno. Perdere 6 kg solo con questi accorgimenti le ha dato più forza di volontà per raggiungere nuovi obiettivi. Avrò sempre bisogno di obiettivi, dice. L'importante è trovare quello che funziona per voi. Pianifica in anticipo. Date una pausa alla vostra forza di volontà prendendo decisioni in anticipo, programmate il vostro menù per l'intera settimana e preparate i pasti in anticipo. In questo modo eviterete di fermarvi d'impulso nei fast food mentre tornate a casa dal lavoro. Prima di andare a una festa o al ristorante, decidete se e quanto bere alcolici. Non cercate di infilare l'esercizio fisico in quello che rimane alla fine della giornata. Programmate invece l'esercizio sul calendario all'inizio di ogni settimana o programmate di andarci con un amico, così sarete più propensi a mantenere l'impegno. Evitare le tentazioni. Non comprate cibi a cui sapete di non poter resistere. Se state cercando di smettere di bere, state lontani dagli eventi in cui il bere è l'attività principale. Se la vostra forza di volontà è messa alla prova, cercate di rimandare a più tardi ciò che desiderate o di distrarvi con altro che non vi allontani dai vostri obiettivi. Rafforzate la vostra forza di volontà. Le meditazioni mindfulness possono migliorare l'autocontrollo e aiutare ad agire con l'intenzione piuttosto che con l'abitudine o il desiderio.
La stanchezza fisica e mentale può ridurre la vostra forza di volontà. Dormite a sufficienza per mantenere i livelli di energia. Provate un'applicazione di tracciamento degli alimenti per mangiare meglio. La dottoressa Artsok osserva che questo può aiutarvi a evitare la trappola degli spuntini sbagliati. Come commenta lei stessa, quando ho visto quante orribili calorie vuote mangiavo al giorno, mi è scattato il senso di colpa e mi ha aiutato a controllarmi. Ha cambiato il suo snack preferito con i frutti di bosco e ha rinunciato agli snack elaborati. Premiatevi. Se raggiungete una pietra miliare, festeggiate con qualcosa che non vi faccia tornare indietro. Fate una passeggiata nel parco dopo aver sostenuto un esame difficile. Comprate un vestito nuovo dopo aver perso 10 kg. Fare una pedicure dopo aver corso una gara di 5 km. Cercate il sostegno degli altri. Unitevi a un gruppo di corsa. Trovare un compagno di camminate. Pianificate i pasti con il vostro coniuge. Chiedete a persone di fiducia di aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi. La dottoressa Artsok ha fiducia nella capacità di cambiare di chiunque. Io stessa sono un esempio vivente di come ogni cambiamento sia possibile e sono ottimista sul fatto che insieme possiamo superare le nostre difficoltà, qualunque esse siano. E conclude, è giusto avere paura, ma non è giusto non provarci. Niente è insormontabile. Potete raggiungere qualsiasi obiettivo vi prefiggete. Abbiate fede in voi stessi. Credere in se stessi vi porterà ovunque.